Tale problematica, pur traendo le proprie origini dalla fondamenta su cui è stata presentata e creare il sistema sanitario nazionale, e rappresenta la concretizzazione del principio universalmente riconosciuto di tutela della libertà di scelta dei cittadini rispetto al luogo di cura, merita particolare attenzione soprattutto in una fase di contrazione delle risorse a disposizione dell'ente pubblico, perché, come viene evidenziato dalla sezione controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, nella relazione del 20 maggio scorso, cita, tassi di fuga particolarmente elevati sono indice di criticità nella qualità dei servizi erogati e pertanto il fenomeno necessita un attento monitoraggio al fine di analizzare le determinanti. Nella mobilità sanitaria interregionale si possono riconoscere infatti due diverse tipologie, quella fisiologica e quella evitabile. Un discorso a parte va fatto per la mobilità di confine, in cui la contiguità territoriale spesso prevale sui confini istituzionali. Ecco pertanto, da questa ultima riflessione della Corte, credo si debba ripensare la strategia da mettere in campo, soprattutto nell'ambito della gestione della rete ospedaliera, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri di valle, sui quali dovrebbe essere fatto un investimento in termini di specializzazione che potrebbe permettere di concorrere alla riduzione di saldo negativo provinciale per quanto riguarda la mobilità interregionale, soprattutto verso la provincia di Bolzano e le altre regioni confinanti. Per tali motivi si interroga la Giunta provinciale, in particolar modo il neo assessore alla salute, per capire quali valutazioni e quali strategie intende mettere in campo per ridurre la mobilità passiva e se ritenga opportuno potenziare la specializzazione degli ospedali di valle in tale prospettiva. Grazie. Risponde l'assessore Zeni. Prego, assessore Zeni. Negli ultimi anni sono state adottate iniziative da parte della nostra azienda finalizzate al contrasto dell'esodo dei pazienti trentini. Infatti l'andamento dei ricoveri sta decrescendo di anno in anno. Nel 2013 oltre 2.000 ricoveri in meno rispetto al 2008. Si è passati da 14.993 del 2008 ai 12.839 del 2013. Tuttavia il saldo è peggiorato, è negativo. Uno dei motivi per i quali finanziariamente il saldo negativo è aumentato negli ultimi anni, anziché decrescere, è dovuto in gran parte alla manovra in aumento sulle tariffe di assistenza ospedaliera operate dalla provincia autonoma di Bolzano a fine 2011. Altri fattori incomprimibili e ingovernabili risultano essere quelli derivanti dalla combinazione sia del principio di libera scelta del cittadino sia dal fatto che una provincia come quella di Trento non può organizzativamente assicurare la completa copertura di tutti i fabbisogni sanitari. Pertanto parti di essi, soprattutto quelli di alta specialità, viene soddisfatta in altre realtà, soprattutto quelle di confine come Veneto, Lombardia e Bolzano. E soltanto probabilmente un maggiore collegamento a realtà universitarie potrebbe contribuire a ridurre questa voce. Negli ultimi anni sono state avviate diverse azioni orientate alla riduzione del fenomeno della mobilità passiva e si continuerà a cercare di muoversi in questa direzione, che hanno consentito un graduale miglioramento sia in termini di numerosità che in termini di importo, soprattutto in alcune specialità, quelle riguardanti la quota evitabile e aggredibili del fenomeno mobilità, quali ad esempio ortopedia ed oculistica. Anche nel 2015 la provincia ha declinato un obiettivo specifico all'azienda sulla base del quale è stato programmato ed attivato un piano di intervento rivolto a prescrittori, erogatori, alla politica tariffaria e dagli accordi di confine. Il principale strumento per qualificare l'offerta specialistica interna e contrastare di conseguenza il fenomeno della mobilità passiva è l'investimento sulla specializzazione delle nostre strutture unità operative ospedaliere, come indicato anche nell'interrogazione. Sotto questo profilo il servizio ospedaliero provinciale ha avviato un processo complessivo di riassetto della rete ospedaliera basato sulla definizione di mandati operativi differenziati fra le diverse strutture componenti.
Rispetto infine alla variabile non governabile riguardante la politica tariffaria della vicina provincia di Bolzano, che tanto ci ha penalizzato dal 2011, è stato garantito dai funzionari sia del Ministero della Salute che del Ministero delle Finanze che verrà data attuazione all'articolo 9 del Patto per la Salute 2014-2016 nel nuovo Accordo di Mobilità 2014, in quanto verrà garantito che le tariffe di assistenza ospedaliera utilizzate per gli scambi di mobilità non potranno essere superiori a quello stabilito a livello nazionale. Oggi quelle di Bolzano sono di gran lunga superiori, del 30% come nel caso degli interventi al ginocchio, del 40% come nel caso delle protesi d'anca, 75% nel caso dei parti normali e del 100% come nel caso degli interventi di cataratta. Tale nuova disposizione permetterà quindi di annullare l'effetto negativo legato al citato aumento tariffario. Grazie. Grazie. Assessore Zeni, consigliere De Govez. Arriva. Grazie. Ma sicuramente mi ritengo soddisfatto della risposta. Sono convinto in tutti i casi che, come sappiamo, parte di questo, chiamiamolo, esodo o di questo utilizzo di strutture fuori dal Trentino, lo notiamo su alcune patologie che potremmo sicuramente mantenere sul nostro territorio e sicuramente negli ospedali periferici, perché parliamo o leggiamo che Tione e Cavalese possono essere o sono dei punti di riferimento per l'ortopedia e dopo ci accorgiamo che c'è un numero importante di persone che vanno in Veneto. Quindi secondo me dobbiamo portare degli specialisti che utilizzino queste strutture periferiche per garantire un'importanza e un riconoscimento che sia sicuramente per tutto il nord Italia. E di questi esempi ne abbiamo alcuni, l'oculistica ormai vanno tutti fuori dal Trentino, o gran parte, adesso è arrivato un nuovo primario a Rovereto, speriamo che ci sia un rientro, ma l'abbiamo su orologia, l'abbiamo su addirittura una serie di esami i trentini si spostano fuori per i tempi di attesa che ci sono qui da noi, quindi questo non può succedere e penso che questo possiamo anche creare un'opportunità o creare questa rete, che continuiamo a parlarne, e spostare direttamente anche sugli ospedali periferici alcune specialità e alcuni esami. Grazie consigliere De Goles. Arrivati a questo punto possiamo allora sospendere.